domenica 16 giugno ci sarà un'assemblea del PD provinciale che reputiamo importante. Ha due punti all'ordine del giorno: la discussione e l'approvazione del bilancio della federazione e una mozione di sfiducia nei confronti del segretario della federazione, Sara Battisti. Chiediamo a lei come nasce e perché nasce questa mozione e l'esigenza di questo voto. Ma intanto mi preme spiegare che questa convocazione di questa assemblea è stata ricercata in prima battuta da me, perché subito dopo le elezioni politiche mi sembrava opportuno convocare la massima assise del partito, che è l'assemblea provinciale, per affrontare due questioni. La prima, quella relativa alle elezioni politiche e ora le elezioni amministrative, e quindi continuare una fase di ricerca e di elaborazione sull'analisi del voto, che è sempre utile al partito per cercare di capire quali sono i punti virtuosi e i punti di crisi sui quali concentrarsi per andare avanti. E la seconda ragione, perché come è noto si avvia una fase congressuale nazionale che investirà tutto il PD, e quindi ritenevo necessario che si convocasse l'assemblea provinciale. Subito dopo le elezioni politiche e regionali sono pervenuti due documenti sottoscritti da 116 membri dell'assemblea provinciale, che hanno appunto richiesto e hanno promosso un'azione, quindi una mozione di sfiducia nei confronti del segretario provinciale del Partito Democratico, con degli argomenti chiari. Da una parte appunto si muove questa critica nei miei confronti di non avere supportato la campagna elettorale e soprattutto di non avere lavorato sufficientemente per la elezione di Nicola Zingaretti, e in un secondo documento invece si fa riferimento, insomma, a richiamare una questione che era già stata sollevata precedentemente, che riguarda quella parte di partito, non tutta ma una parte cospicua di partito, che non aveva partecipato alla mia elezione e che quindi si richiamava di nuovo all'opposizione, insomma, di questa segreteria. Io ritengo che l'assemblea di domenica sia utile e necessaria, nella misura in cui si chiarisca, si definisca un'idea di partito che io stessa sto promuovendo e che ho promosso con il gruppo dirigente diffuso sul territorio in questi mesi, rivitalizzarlo, cercare di uscire da questa crisi e anche da una situazione di stallo che è generale e che riguarda composizione stessa di questo partito, quindi l'incancrenirsi di correnti e di uno scontro interno che non ha aiutato il partito, non ha aiutato i territori e di fatto ci ha portato anche a conseguire negli anni passati delle sconfitte elettorali che sono state importanti. Segretario, ci sono opinioni diffuse ormai su questa vicenda del PD provinciale. A noi preme intanto fare il punto su una questione. Giugno 2013 ci sono differenze enormi. Nel 2012 il giudizio sul PD provinciale era ridotto ai minimi termini. Oggi questo risultato è cambiato. Può essere che questa vicenda non pesi sull'andamento di una discussione che c'è all'interno del suo partito? Io sono stata chiamata qui a fare il segretario provinciale, quindi non mi sono candidata alla segreteria, ma sulla base di un'intesa politica e non di un accordo tra aree politiche mi è stato chiesto di guidare il partito fino a congresso, quindi il mio era anche un mandato a termine, che nasceva da un'esigenza. Noi lo scorso anno abbiamo registrato delle sconfitte in questo territorio che sono note: Frosinone, Ceccano e negli anni scorsi altre, Sora, Cassino, e il Partito Democratico ha raggiunto delle cifre percentuali molto basse, e quindi si è aperta una fase nuova, inedita, alla ricerca anche di una guida
della federazione rinnovata che potesse rivitalizzare il partito. Io ho fatto questo lavoro, ho cercato di, insieme al gruppo di dirigente, rivitalizzare i territori, cercare di ricostruire le condizioni per affrontare insieme i passaggi elettorali. I risultati sono quelli che sono noti: alle elezioni regionali il PD in provincia di Frosinone ha conquistato un 25%, non è il primo partito, ma è sicuramente un risultato inedito rispetto al passato, che non deve essere, come dire, sminuito, ma anzi valorizzato. L'ultima tornata amministrativa è stata una tornata molto importante in questa provincia perché ci ha visto esprimere sindaci del Partito Democratico in diversi comuni, cito Ferentino perché è quello più importante, quello più grande che andava al voto, Masserrone, Filettino, Amaseno e altre realtà dove il centro-sinistra che si è presentato agli elettori è riuscito a vincere e il Partito Democratico in quelle realtà esprime tra l'altro anche consiglieri comunali che già sono parte di quel gruppo dirigente nuovo che sta emergendo. E credo che questo sia un risultato che deve essere tenuto in considerazione nella discussione che si farà. Io ho sempre ritenuto una cosa, che in politica non avvengono le cose a caso e questo è un frutto non di una sciatteria ma di una volontà. Forse, come dire, avere un partito che nella propria autonomia, anche territoriale, si autodetermina nei percorsi e nei processi, come nelle elezioni amministrative, significa anche impedire che chi esprime una leadership forte poi possa ingerire nelle scelte che si fanno. Secondo me bisognerebbe lavorare nella direzione opposta, costruire un partito di tutti, per tutti e rispettare le regole di questo partito. Nelle due risposte che lei mi ha dato, per due volte si è parlato del Congresso nazionale. La domanda più diffusa fra chi segue le vicende del PD, ma non solo, dal momento che c'è il Congresso nazionale, che senso ha andare a questa scadenza, di cui certo ancora non si sa la data, chiedendo la sfiducia al segretario che comunque andrebbe alla prova del congresso fra qualche mese? Io farò un appello e lo faccio, anzi colgo l'occasione, vi ringrazio per questa opportunità, alla responsabilità in questo senso, perché è chiaro che un atto di questo tipo, un atto politico così forte, che tra l'altro non ha precedenti nella storia di questa provincia, determinerebbe una frattura che poi difficilmente si riesce a sanare e soprattutto non preparerebbe il partito al congresso. E quindi nello svolgere una discussione che sia sui progetti, sulle idee, sulle piattaforme che verranno proposte, ma personalizzerebbe ancora di più la discussione. Da questo punto di vista io credo che per preparare questo partito al congresso ci possano essere le condizioni per tenere tutti dentro, poter trovare una composizione di un gruppo dirigente che in questi 2 mesi si occupi di gestire la fase congressuale a garanzia e a rispetto di tutte le sensibilità, perché è sempre stato un mio modo di operare ed è nell'interesse del Partito Democratico della provincia di Frosinone, quindi io non le comprendo le ragioni, saranno altri a doverle spiegare ad un'assemblea che io ho voluto rendere tra l'altro pubblica e ho chiesto agli iscritti, ai militanti, agli elettori del Partito Democratico di parteciparvi proprio perché credo che sia un momento fondamentale della vita del Partito Democratico della provincia di Frosinone e deve essere dato a tutti modo di poter ascoltare le ragioni, le motivazioni. Certo, non è nel mio stile nemmeno offendere, diciamo, o sminuire le azioni che vengono poste, in questo caso la mozione di sfiducia, quindi ascolterò i firmatari e coloro che sono stati promotori di questo atto, ma chiederò anche a loro in assemblea e lo farò anche nelle prossime ore, insomma, di rivedere questa posizione per il bene di tutto il Partito Democratico. Lei ha già avviato una serie di iniziative in preparazione del dibattito congressuale. La prima ci sarà domani con Bettini presentando il libro e poi ce ne saranno altre con Veltroni, con Renzi. Beh, vuole dare visibilità a tutte le anime, le posizioni che ci sono nel partito. Non le pare che ci sia in questa richiesta di sfiducia
qualcosa in più, forse c'è una discussione sul tipo di partito o si pretende di imporre un tipo di partito che ormai anche nazionalmente non viene più accettato. L'idea di questo ciclo di iniziative nasce da un'esigenza. Io credo che un congresso locale, provinciale, regionale, nazionale non può essere più un fatto relegato esclusivamente agli iscritti del partito o al corpo del partito più basso, quindi agli elettori, ma deve essere un passaggio soprattutto per il più grande partito del centro-sinistra in Italia e in Europa, come lo è il Partito Democratico, che richiama l'attenzione di tutti i cittadini e quindi si deve parlare molto meno di noi stessi, anche se dentro questo congresso si toccheranno tanti argomenti, la collocazione europea, la forma partito, anche una nuova identità del Partito Democratico e della sinistra italiana che deve essere ricercata, ma bisogna anche impegnarsi a costruire progetti e soprattutto programmi che possano essere di interesse collettivo. Io mi muoverò in questa direzione perché sogno ed immagino un partito che in questa fase ancora di più si debba aprire alle forze sane della società. Utilizzo questo termine perché a me non piace il termine società civile, perché credo che fuori dal Partito Democratico ci siano appunto forme organizzate rispetto alla politica diverse, ma impegnate e che possono dare un contributo sia in termini di progettualità, ma anche in termini di rinnovamento di una classe dirigente per meriti e per competenze, anche professionali, perché ne abbiamo bisogno. E le chiamo forze sane perché penso che non siano compromesse, come purtroppo la politica alcune volte è stata anche in questo territorio compromessa e non ha aiutato il territorio a crescere. Per questo abbiamo pensato di organizzare questo ciclo di iniziative perché tutta la federazione possa partecipare a prescindere dalle appartenenze dei singoli a correnti o ad aree politiche, quindi evitando che si costruiscano iniziative settarie, di mozione, di corrente, ma dando modo a tutti di poter partecipare ad un dibattito che sarà fondamentale per il prossimo futuro del PD. C'è un'accusa che circola in questa provincia, rivolta al segretario della federazione, cioè a lei, di mancanza di terzietà nei confronti della campagna elettorale di alcuni candidati. E questa accusa, questa critica, si accompagna ad un'altra critica che coinvolge anche la persona del presidente della giunta regionale Zingaretti. Ci vuole dire la sua opinione su questo atteggiamento? Sono due critiche che ho sempre rigettato. Inizio da Nicola Zingaretti, che è una persona, un dirigente, un amministratore importante del nostro partito che ho sempre stimato, con il quale a volte ci siamo anche confrontati dialetticamente e aspramente dentro il partito perché ci siamo ritrovati in posizioni diverse negli anni passati. Ma sono stata testimone anche diretta della sua candidatura e del voto della direzione regionale che lo ha candidato alla presidenza della Regione Lazio, esprimendomi assolutamente favorevolmente perché ritengo e ritenevo allora che fosse l'unico quadro che noi abbiamo nel Lazio in grado di poter non solo vincere quella sfida, quella delle elezioni regionali, ma a portare dei cambiamenti veri. Lo sta facendo, lo sta dimostrando già con le prime iniziative che ha assunto, dai tagli dei costi della politica e della pubblica amministrazione, passando per questa scelta di nominare un'agenzia che si occupi appunto delle nomine nella ASL. Credo che questo sia un fatto positivo. Ho fatto una campagna elettorale per lui e non solo per lui, per il Partito Democratico e il fatto che appunto, noi abbiamo raccolto oltre 65.000 voti in questa provincia a favore del PD e a favore di Nicola Zingaretti, smonta questa accusa di per sé, perché sono stata protagonista di quella campagna elettorale in qualità di segretario di federazione del partito. Sull'altra questione che riguarda, diciamo, il mio atteggiamento in campagna elettorale.
Io sono stata qui, sono stata a comando, diciamo, del Partito Democratico in quella bellissima campagna elettorale. Ho promosso diverse iniziative, per tutti i candidati, anzi, ho ricercato, e ho voluto, appunto, costruire iniziative dando a tutti la massima agibilità, nel farsi conoscere sul territorio, perché c'erano candidati più conosciuti e candidati meno conosciuti, anche per, insomma, il curricula che ognuno di loro offriva per, ruoli che hanno rivestito nel passato. E quindi ho dato opportunità a tutti di rendersi protagonisti della campagna elettorale, i candidati alle regionali e i candidati alle politiche. E, come ho detto diverse volte, non ho preso parte, non ho volutamente partecipato a iniziative dei singoli candidati, se non appunto quelle ufficiali di apertura e di chiusura della campagna elettorale, proprio perché ritengo che un segretario debba essere un elemento di garanzia per tutti, quindi non comprendo le ragioni di questa accusa che mi viene mossa. Più brutalmente, se consente, le osservazioni circa il rapporto con Zingaretti possono nascere dalla vicenda di Sergio Cipitelli che produsse nel partito una ribellione profonda e costrinse lo stesso Zingaretti a cancellare questa candidatura che era prevista nelle sue liste, nella sua lista locale? Questo non lo so, io su questa vicenda posso dire quello che è accaduto realmente. Abbiamo appreso della volontà o della possibilità di una candidatura di Sergio Cipitelli nella lista Zingaretti a mezzo stampa. A seguito di questa notizia io ho ricevuto una lettera sottoscritta da più di 80 quadri dirigenti del partito diffuso sul territorio, segretari di circolo, amministratori locali, che chiaramente sollevavano una questione, non ne facevano un fatto personale relativo a Sergio Cipitelli, ma essendo stato lui un dirigente, un amministratore, un uomo del centrodestra di questa provincia che ha governato tra l'altro l'amministrazione provinciale a guida Iannarilli, chiedevano a Zingaretti di rivedere questa posizione. Io correttamente ho informato Nicola, ho anche espresso un mio giudizio. Io credo che per allargare il consenso si debbano sempre costruire dei presupposti politici che spieghino agli elettori il nostro lavoro in questa direzione. Perché altrimenti quello che può apparire fuori è che ci sia, come dire, in realtà la costruzione di un passaggio relativo esclusivamente ad un interesse, del momento per acquisire consensi, e invece alcune operazioni vanno costruite spiegandole politicamente, ma forti anche, di un, come dire, di un ravvedimento anche di chi in qualche modo è stato un esponente di un altro partito. Accade, in politica tutti possono cambiare idea. In quel passaggio questo non c'è stato, non è avvenuto, e io mi sono sentita anche di sottolineare che facevo, come dire, appello non solo al presidente, ormai presidente, ma allora candidato Zingaretti, a rivedere la sua posizione, non solo perché mi era pervenuto quel documento sottoscritto da iscritti e militanti del mio partito e in qualità di segretario dovevo, come dire, essere rispettosa nei riguardi di chi sollevava questa, chiamiamola critica, passatemi il termine. Ma ne ho fatto anche un altro, c'è stato anche un altro motivo che mi ha mossa a, come dire, a relazionarmi con Nicola rapidamente, evitare che l'immagine forte che lui aveva in quel momento fosse compromessa da una polemica locale che si poteva infiammare e incendiare ancora di più. Segretario, questa vicenda determina un rallentamento dell'attività o lei riesce a guidare il partito in tutte le iniziative che sono necessarie in questo momento? Ma è chiaro che quando si determina una dinamica di questo tipo e quando c'è anche una frattura molto forte
interna al partito e viene meno la possibilità di lavorare in maniera preponderante, importante. E quindi questi mesi per me sono stati molto difficili, anche perché bisogna avere sempre la sensibilità in fasi come queste di non andare a contribuire ancora di più ad alimentare uno scontro, ma cercare invece di rasserenare e cercare di continuare a guidare il partito nonostante tutto. Ho lavorato in questa direzione anche in questi mesi, chiaramente in una situazione anche complicata. Voi sapete, un pezzo del gruppo dirigente provinciale si è dimesso all'indomani della presentazione della mozione di sfiducia e quindi chiaramente c'è stata anche come dire, una fase di difficoltà nell'ordinaria gestione e amministrazione quotidiana del Partito Democratico. Però ho continuato comunque a lavorare nell'interesse generale e credo che insomma, in alcune situazioni locali questo lavoro sia stato anche molto apprezzato, perché noi abbiamo anche molti circoli che non hanno, non avevano il segretario, quindi abbiamo rinnovato laddove è possibile i segretari di circolo, abbiamo trovato anche soluzioni di mediazione, sto già lavorando in prospettiva delle prossime elezioni amministrative in alcune realtà locali, perché il prossimo anno ci sarà una tornata elettorale che coinvolgerà la nostra provincia importante sul piano del rinnovo dei consigli comunali. Quindi avrei preferito lavorare in maniera coordinata perché c'è un fatto importante che mi preme sottolineare. Noi per la prima volta esprimiamo un consigliere regionale, due senatori e un europarlamentare. Se avessimo la capacità di sapere lavorare, ognuno nel proprio ruolo, in maniera coordinata e collaborativa quotidianamente davanti ad un centrodestra che in questa provincia è pressoché inesistente e sfibrato, noi saremmo una forza non solo per il Partito Democratico, non solo per questo territorio, ma anche di ricostruire un centro-sinistra forte e unito in provincia di Frosinone. Centrodestra sfibrato, ma che ha in mano posti di potere importanti, perché il Consiglio provinciale è stato sciolto, ma il commissario del Consiglio provinciale si chiama Patrizi ed è un uomo, è un dirigente del centrodestra. C'è consapevolezza nel PD provinciale tutto che questa è la battaglia da condurre? Io credo che questa sia una parte importante della discussione che si dovrà fare domenica. Cito due episodi. Il commissario Patrizi, nell'arco di 15 giorni, ha alzato le imposte a discapito dei cittadini di questa provincia e soprattutto delle imprese di questa provincia, perché si parla di imposte assicurative, quindi chiaramente a danno delle imprese. Io ho anche allertato già le associazioni di categoria affinché si produca uno studio su quanto questo andrà a incidere poi a danno di imprese che già soffrono dentro un quadro di crisi economica. E l'altra è avere tagliato il finanziamento all'Università di Cassino e alle sedi distaccate di Isora e Frosinone, un finanziamento frutto tra l'altro dell'amministrazione di centrosinistra, importante perché in un momento come questo noi ancora di più dovremo tutelare i nostri giovani, permettere loro di studiare nella nostra università e quindi alleggerire le spese per le famiglie, ma soprattutto godere di un fiore all'occhiello che noi abbiamo, del quale forse ci dovremmo interessare un po' di più. Cito questi due perché mi è dispiaciuto che, come dire, ad allertare e in qualche modo a fare uscite pubbliche su questi temi sia stata solo io e non siano stati raccolti anche dagli eletti, ma anche da altri che nel partito da questo punto di vista possono dare un contributo. E faccio riferimento a quello che dicevo prima. È chiaro che se non c'è un luogo fisico nel quale gli eletti e il partito insieme scelgano le battaglie da promuovere, soprattutto contro un centrodestra appunto che pur non essendo più né al governo della regione né al governo del paese, però qui continua ad esercitare con prepotenza il ruolo il ruolo amministrativo e non solo, noi ci dovremmo concentrare molto più su questo, molto più appunto sulla fase congressuale e meno su alcune cose che a volte risultano essere delle piccinerie rispetto ai drammi che vive in questo momento la nostra provincia. Vedario, lei è consapevole del giudizio della società che la circonda? C'è un giudizio che è diverso da quello che c'è nel partito. Lei è apprezzata, è stimata e si domandano, ma che senso ha questa iniziativa contro il segretario del PD?
Io devo dire con molto piacere che, insomma, è chiaro che quando avviene una cosa di questo tipo, e ho detto prima, un atto così forte che non si è mai verificato prima, a tratti anche spiegabile, per me è sempre, per me, ma per chiunque, è un motivo di sofferenza, anche perché vengono meno le relazioni umane, viene meno un modo di fare e di stare insieme dentro un partito che dovrebbe essere una grande comunità, e questo è un dispiacere immenso. E sono stati anche mesi difficili, ma devo dire che per andare avanti mi è bastata la solidarietà che mi è arrivata dentro il nostro partito, dalle forze del centro-sinistra. Devo dire che sono state molto attente a questa vicenda e mi hanno anche stimolata nel lavoro da fare insieme, ma anche appunto dalla società Ciociara che, come dire, io non conoscevo fino in fondo perché ho esercitato altri ruoli politici fuori da questa realtà, anche se sono sempre stata molto legata. Sono venuta qui quando mi è stato chiesto con questo intento, di riconnettermi ma anche di dare un contributo a tutto il territorio, non soltanto al partito. Quindi comunque vada, per me è stata un'esperienza straordinaria che lascia, come dire, un ricordo di tante persone e di una parte sana di questo territorio che, se messa a sistema, potrebbe dare tantissimo. Ma comunque vada, domenica io proseguirò questa battaglia perché è chiaro che ci credo davvero e fortemente in un partito che deve sapersi rinnovare nei modi di fare, che deve abbandonare alcune cose che hanno, alcuni vizi che hanno contraddistinto la parte malata di questo partito e che anche a livello nazionale, poi l'abbiamo visto, purtroppo davanti ai momenti complicati l'ha fatto franare. Perché credo davvero e penso che noi abbiamo le potenzialità in provincia di Frosinone che non sono state messe a sistema, che per tanto tempo sono state inespresse, che si sono sentite tagliate fuori e che se si facesse invece un lavoro diverso darebbero molto al PD, al centro-sinistra, come ho detto prima, ma soprattutto a questo territorio. Grazie segretario. Un'ultima domanda, che non attiene direttamente alla materia che abbiamo esaminato fino adesso. Il 22 c'è questa grande iniziativa unitaria dei sindacati dopo tanti anni di divisioni. Come sollecitare una presenza della provincia di Frosinone numerosa e forte anche per sostenere le ragioni della crisi così grave che c'è in questa provincia? Ci sono delle associazioni che stanno già promuovendo delle iniziative e vuole rivolgere un appello. Ma chiaramente noi ci saremo e io avevo già intenzione in realtà di sentire i partiti del centro-sinistra, della coalizione, per organizzare anche insieme non solo una mobilitazione, ma un appello al governatore della Regione Lazio, un appello al governo nazionale, perché questa provincia sul piano occupazionale e anche purtroppo sul piano dello sviluppo non riesce da sola, oramai è evidente, a cercare delle soluzioni e a cercare in qualche modo di rilanciarsi. Ora a noi sta la responsabilità del governo, della regione e del paese, quindi non possiamo né sottrarci all'appuntamento, ma soprattutto non possiamo più sottrarci alle nostre responsabilità. E da questo punto di vista chiaramente il mio primo pensiero lo rivolgo ai lavoratori della Videocon che in questo momento stanno portando avanti una battaglia che è di sopravvivenza quando ora abbiamo gli strumenti necessari da lì, ma toccando tantissime altre realtà, per cominciare passo dopo passo, chiaramente dentro una situazione nazionale che rimane difficile e drammatica, però per apportare degli elementi di novità che in qualche modo diano alle amministrazioni locali, diano alle imprese di questo territorio, diano anche ai lavoratori che sono rimasti senza occupazione un'idea di prospettiva e di speranza che oggi manca. Quindi credo che oltre alla partecipazione serva anche una piattaforma comune da portare con i nostri eletti sia al governo della regione che al governo del paese per questo territorio. Sara Battisti, grazie da parte di Grazie a voi, Un3.it. grazie tante.